c'è stata inculcata l'idea di una civiltà islamica estremamente minacciosa per il nostro contesto sociale, no? Capace di esprimere delle violenze che sono assolutamente inaudite, cioè che continua ad attaccare il cuore della nostra cosiddetta civiltà evoluta. Ecco, si parla di scontro di civiltà, che già sembra un po' paradossale parlare di scontro di civiltà nel terzo millennio, sembra un qualche cosa di superato, invece così attuale. Oggi, visto che abbiamo la fortuna di avere qua con noi Paolo Barnard, che come voi sapete è un giornalista d'inchiesta, fa parte del gruppo fondatore di Report, che è una trasmissione via etere estremamente nota e anche estremamente gradevole, che tutti noi seguiamo, mi pare, no? Ecco, e che è un esperto di politica internazionale, giusto, in particolare di politica medio orientale. Ecco, magari proviamo a cercare di comprendere quali sono le dinamiche che in qualche maniera sostengono ciò che il contesto sociale nel quale noi viviamo sta vivendo. Ecco, c'è questa ricerca del potere su a tutti i costi, no? Da parte del mondo occidentale nei confronti di quello che viene chiamato il terzo mondo, il sud del mondo. Ecco, questa ricerca di potere a tutti i costi è stata capace di accendere, di alimentare un odio, un sentimento di odio sconsiderato nei confronti di tutto l'Occidente, quindi senza distinzione tra governi e cittadini che vivono nell'Occidente. Quindi che vi sembra che vi sia come pendente una sorta di condanna nei confronti di quello che è la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Ecco, noi cercheremo in questo modo di comprendere effettivamente da dove nasce, quali sono le radici di questo odio e effettivamente che cos'è il terrorismo. Si parla tantissimo di terrorismo, ne abbiamo parlato tra di noi tantissimo e noi abbiamo cercato un po' di comprendere che cos'è il terrorismo. Adesso meglio di noi, forse è meglio che lo chiediamo a Paolo, che cos'è il terrorismo? Il terrorismo ha una definizione molto precisa ed è importante capirla perché così si riesce a capire chi è terrorista e chi non lo è. Il terrorismo non è un atto di violenza di per sé. Il terrorismo, per essere tale, necessita di una pianificazione a tavolino di un atto di violenza con delle intenzioni molto precise, che sono quelle di coercire, forzare un governo, un popolo, un gruppo, un individuo a fare una cosa che questo governo, questo popolo e questo individuo non intendono fare. Quindi uso della violenza per coercire a fini generalmente politici, sociali o addirittura molto spesso, ed è sottovalutato, a fini economici. Quindi il terrorismo richiede una pianificazione a tavolino, un'organizzazione, da questo punto di vista io trovo difficile definire terrorismo l'azione violenta di chi reagisce in maniera calda, convulsa, certamente, ripeto, violenta, sanguinaria, non c'è dubbio, ma di chi reagisce in maniera calda e convulsa ad una violenza subita. Dal mio punto di vista questo non è terrorismo, questa è reazione. Ripeto, il terrorismo è più l'atto di chi, non essendo sotto attacco, non essendo sotto minaccia, decide di portare un atto di violenza nei confronti di qualcuno per coercirlo a fare qualcosa. Quindi c'è uno stretto legame tra l'azione terroristica e l'attacco al diritto dell'essere umano. Sì, certamente è chiaro, l'azione terroristica è, come dico, un atto violento per coercire qualcuno a fare qualcosa che non intende fare. Quindi abbiamo già affrontato il primo pregiudizio, il terrorismo non è solo l'azione o reazione dei paesi, parlando dell'attualità, dei paesi islamici nei confronti dell'Occidente. Qualsiasi azione coercitiva è un'azione terroristica, quindi anche l'induzione alla paura può essere terrorismo. Certamente, ma ripeto, è necessaria la pianificazione a sangue freddo. Cerchiamo di capirci, perché se io sotto attacco sferro un pugno o addirittura do una coltellata alla persona che mi ha aggredito, io commetto un atto di violenza, ma non è terrorismo, è una reazione, è diverso. Io porterei un attimo il discorso sul nostro contesto sociale per riuscire a capire meglio, perché è sempre meglio partire da noi per tornare a noi, no? Noi viviamo in un contesto sociale tanto tecnologicamente avanzato quanto umanamente regredito, se non patogeno o patologico direttamente, no?
Ecco, nell'ambito di questo contesto sociale, secondo te quanto contano i privilegi e soprattutto a che cosa portano i privilegi? Il privilegio è visto, dal mio punto di vista, può essere visto sostanzialmente come uno strumento di controllo. È uno strumento di controllo molto subdolo, perché il privilegio ha due funzioni sostanzialmente. Una è quella di disintegrare la coesione della collettività. Cioè, distribuendo privilegi a certi gruppi piuttosto che altri, si creano le famose differenze di casta, le differenze di gruppo, le differenze di importanza, le differenze di valore, ahimè, perché siamo portati a credere che chi è detentore di privilegio valga in qualche modo di più, e questo rompe l'idea che siamo invece una comunità di persone con pari diritti, pari dignità e sostanzialmente poi tutti uguali. Prima cosa. Seconda cosa, il privilegio è, come dicevo, uno strumento anche di controllo, perché poi questa idea subdola che filtra nella popolazione, secondo cui c'è chi è più importante di qualcun altro, serve poi a creare enormi masse di persone che si disistimano, perché continuano a vedere che c'è sempre qualcuno più colto, qualcuno più potente, qualcuno più ricco, qualcuno che sa di più, che può di più, che decide di più di loro. E più queste persone diventano ricettacolo di privilegio, quindi si ipertrofizzano, diventano sempre più grandi, più milioni di persone diventano sempre più piccole. Quindi allora abbiamo in questo senso uno strumento di controllo, perché serve proprio a devastare l'autostima di tutte quelle milioni di persone che in realtà dovrebbero essere cittadini attivi, cittadini partecipi, cittadini protagonisti. In questo modo diventano delle figure minori che si disistimano e perdono la capacità di agire. Parlando di privilegi, mi viene immediatamente in mente la politica, soprattutto nel nostro paese, che mi sembra che sia sostenuta dal privilegio, con la P maiuscola. Secondo te esiste ancora la possibilità di identificare una politica di destra da una politica di sinistra? Esiste un'ideologia di tipo progressista, e se esiste, in che modo si sta esprimendo in questa fase storica del nostro contesto politico italiano? Il discorso è molto molto lungo, riuscire a sintetizzarlo in una risposta è abbastanza difficile, soprattutto una risposta che sia comprensibile. Credo che si possa dire genericamente che ci troviamo in una condizione in cui non esiste più in realtà una differenza sostanziale nei gruppi di potere che si alternano, per esempio al governo, ma anche nelle sfere economiche. Le differenze c'erano, si sono acuite in un progresso di circa 2 secoli e mezzo, fino ad arrivare a un'epoca che io definisco l'epoca post-bellica, dall'inizio degli anni 50 alla metà degli anni 70, in cui veramente si erano create delle divisioni ideologiche, di contenuti, che erano nette, decise, molto ben identificabili. Poi è successo qualcosa che, ahimè, non è un po' troppo lungo da raccontare, è successo qualcosa per cui un movimento ideologico innanzitutto, filosofico se vogliamo anche, economico e poi in ultima istanza politica, hanno deciso che queste differenze sostanzialmente andavano eliminate. Per cui alla fine quello che viene dato in pasto al pubblico sono quelle che io chiamo le differenze cosmetiche. Oggi noi viviamo in politica delle differenze che sono unicamente cosmetiche. Nella sostanza l'alternanza vera non c'è più, soprattutto non c'è quello di cui io sento molto la mancanza, è una presenza capace di ideare nuovi diritti. Ormai, se voi ci fate caso, stiamo innanzitutto, le cosiddette sinistre e le destre si sono molto avvicinate, e si sono avvicinate con un movimento particolare, se vogliamo, perché se noi prendiamo due poli, una destra e una sinistra, ci si può immaginare che i due poli si avvicinino in questo senso. Nella realtà è successo che la destra è rimasta esattamente dove è sempre stata e la sinistra ha fatto questo movimento. Quindi c'è stato questo avvicinamento. Le differenze sono, ahimè, cosmetiche. Non esiste più
qualcuno che si riesca a chiamare fuori da questo e dire no, io adesso propongo una strada che è radicalmente alternativa e propongo soprattutto una strada capace di ideare nuovi diritti. Questo non c'è più. Tu pensi che venga rispettata la volontà popolare dei nostri politici? Cioè il cittadino in qualche modo riesce ancora a sentirsi protagonista o non si sente ascoltato più per niente? Perché la sensazione dei cittadini che aleggia è un pochettino questa, di essere lontanissimi dai palazzi. Mi sembra quasi un ritorno al Medioevo, no? La definirei come una sensazione di una classe di cittadini, perché ahimè, dal mio punto di vista naturalmente, esiste un'altra classe di cittadini che si sente invece molto ben rappresentata dal palazzo. Diciamo che c'è una sfera di cittadini piuttosto ampia, non la possiamo quantificare scientificamente, ma è piuttosto ampia. Lo si vede da una serie di manifestazioni che notiamo nella nostra vita politica, che certamente non si sente più riconosciuta. L'opinione più diffusa in questa classe di cittadini è che tanto comunque non c'è niente da fare, cioè non è inutile neanche più impegnarsi perché tanto non conta più niente. Questo è vero, credo però, lo sottolineo di nuovo, che esista un'altra fascia di cittadinanza in questo paese come in altri paesi che invece si senta sostanzialmente abbastanza ben rappresentata, insomma. Secondo te, sempre nel nostro contesto sociale, mi riferisco sempre all'Italia, anche se si potrebbe allargare, la meritocrazia viene riconosciuta, sempre legata al discorso prima, o esiste, o comunque quello che sovrasta il tutto è il clientelismo, il nepotismo, l'atteggiamento paramafioso, insomma, per non usare mezzi termini? La risposta sarebbe facile, no? Nel senso che sappiamo com'è la condizione italiana, cioè certamente la meritocrazia in questo paese non ha mai visto la luce del giorno, o quasi mai, le istanze sono minimali e sparse, perdute in una realtà che invece è molto, molto diversa, come tu l'hai definita. Sappiamo che la mafiosità, consociativismo, eccetera, in Italia non è un fenomeno regionale, è un fenomeno nazionale, è questo il punto. Però io sulla meritocrazia ho alcune cose da dire che secondo me sono importanti, perché non possiamo prendere questo strumento come uno strumento buono in assoluto senza essere critici nei confronti della meritocrazia. Io con la meritocrazia ho sostanzialmente tre problemi. La meritocrazia dipende come la definiamo, perché rischia di diventare uno strumento di grandissima discriminazione sociale, perché noi possiamo immaginare che una meritocrazia teoricamente potrebbe avere un senso se il cittadino avesse garantito l'accesso al merito in maniera uguale dappertutto, ma questo non è vero. Grandi fasce della cittadinanza, per motivi di nascita, di appartenenza regionale, cittadina o per qualunque altro motivo familiare, se vogliamo, hanno sbarrato la strada di fronte all'accesso al merito. Quindi non è giusto dire stabiliamo un sistema di merito in astratto, perché io non ho avuto, e non è colpa mia, gli stessi mezzi che ha avuto lui per arrivare all'accesso al merito, per cui vengo automaticamente discriminato. Il secondo punto è, mi devi definire che cos'è la meritocrazia, perché il discorso della meritocrazia è oggi inteso, e di questo sono empiricamente certo, come essere meritevoli nel saper accumulare denaro, nel saper edificare aziende, fare business, nel essere visibili, noti, famosi, eccetera, nel rendere come delle macchine perfette per un sistema produttivo che io personalmente non condivido, eccetera. Cioè le qualità del merito vengono definite sostanzialmente in questo senso. Sono molto scettico e dubito che in una società meritocratica il merito venga definito come la capacità di amare, di tollerare, di avere compassione, di ascoltare, di essere di aiuto agli altri. Allora capisci che in una società meritocratica finisce poi per essere elevato automaticamente
il tipo di persona che io non riconosco come persona meritevole, perché mettere via dei capitali e non pagare le tasse ed essere visibile, famoso in televisione, non sono qualità che io riconosco come essenziali per la vita collettiva. Io ti ho fatto direttamente questa domanda perché il mio concetto di meritocrazia non è assolutamente rispondente a questi parametri. Il mio concetto di meritocrazia non trova nemmeno lo sbarramento, no, della possibilità di poter accedere al merito, perché io credo che possa emergere il merito in qualsiasi fascia sociale, in qualsiasi situazione. Io intendo per meritocrazia il riconoscimento e l'accreditamento, ma non tanto a livello istituzionale, a livello sociale, di una comunità competente, quindi capace di mettersi in discussione, capace di ascoltare, capace di elaborare ciò che il cittadino, il semplice cittadino, non sto parlando di coloro che appaiono in televisione, non ci interessano quelli, ma è in grado di fare, quindi rendere protagonista della storia del paese, della storia individuale, l'individuo. Io credo che questa sia meritocrazia. Non la vedo nel nostro paese, non la vedo, forse non la vedo neanche in altri paesi, forse è ancora un progetto utopico, però io credo che fondamentalmente sarebbe bene cominciare a orientarsi in questo senso, perché credo che il valore dell'individuo, e questo lo posso dire anche su base clinica, no? Io vedo che se si punta sulla potenzialità dell'individuo, anche un individuo estremamente disagiato, con gravi problematiche, eccetera, se si punta sulla sua potenzialità, esce il merito. Ecco, in questo senso. Sì, sì, no, allora siamo d'accordo. Ecco. Secondo te, quanto la distribuzione economica, a parte che in parte hai già risposto, quanto la distribuzione economica e, altra cosa molto importante del quale tu sei sicuramente esperto, il livello di informazione o la tipologia di informazione concorrono nel nostro contesto sociale a spingerci verso una comunità democratica oppure ci stanno spingendo verso una comunità di tipo dispotico? Beh, da questo punto di vista la risposta potrebbe essere desolante, nel senso che la distribuzione economica, come ho detto, il concetto di prosperità, il concetto stesso di prosperità oggi è un concetto che disunisce, non unisce. Il concetto della privatizzazione non è un concetto che, l'idea della privatizzazione non è un'idea che tende all'arricchimento di alcuni privati, è un'idea che tende ben ad altro. Questo non lo si è capito molto spesso, anzi direi che lo si è capito troppo di rado. L'idea della privatizzazione era quella di disaggregare la società, la collettività, l'idea che tu possa rivolgerti a un privato per un servizio della collettività vuol dire che a questo punto tu spacchi, distruggi, rompi l'idea che il tuo benessere, il servizio come l'acqua, come l'elettricità, come i servizi scolastici, qualunque cosa di cui tu hai diritto debba esserti dato dalla collettività. Cioè l'idea era di dire tu adesso non ti senti più membro di una collettività, non ne hai più bisogno, diventi un individuo che si relaziona con un altro individuo per avere un servizio essenziale. Questo concetto economico mirava a sfasciare la coesione, e questo è antidemocratico, completamente antidemocratico, perché rompi la capacità dell'individuo di sentirsi gruppo, di muoversi in gruppo e quindi di partecipare in gruppo a quella che era l'essenza della democrazia. L'informazione segue una strada molto simile, manipolando la notizia, non dandoti la notizia, creando delle narrative che sono quasi sempre, piacerebbe poter dire sempre, ma vogliamo essere possibilisti, diciamo quasi sempre completamente false, e tolgono lo strumento principale per l'esercizio della democrazia, che è la conoscenza. E quindi naturalmente io, se non so, per esempio tornando al nostro tema che è quello del terrorismo, se io non conosco che cosa succede, se non so cosa succede veramente nel mondo islamico, cosa sta succedendo in Medio Oriente eccetera, non posso esercitare il mio diritto di cittadino di scegliere in maniera informata e quindi di conseguenza di oppormi, non oppormi, e quindi si distrugge di nuovo la democrazia. Quindi noi non viviamo in democrazia, se vogliamo proprio essere sinceri, secondo quello che è il concetto ideale di democrazia. No, ecco, secondo il concetto di democrazia, no, viviamo in una sorta di democrazia molto, molto, molto
rattoppata e difettosa, che infatti molto spesso da queste toppe mal cucite sguscia l'autoritarismo, sguscia la violenza, sguscia la completa mancanza di rispetto per il dettato costituzionale. L'abbiamo visto a Genova, poi insomma in tante altre cose. Quindi questo sarebbe un messaggio che forse dovremmo passare a un signore che si chiama Osama Bin Laden, che crede che la democrazia sia sostenuta dal potere della gente. No, in fondo è la gente che vuole male, no? A quei paesi dove regnano le dittature, questi islamici. In realtà forse c'è uno scollamento, forse bisognerebbe fare capire, e questi sono io credo che sia giusto ascoltare la voce che viene dal Medio Oriente e mandare la nostra voce, perché forse la chiave per affrontare questo problema in atto è forse proprio quello di aprire un canale di comunicazione diretto al di là di quelli che sono gli interessi dei governi, gli interessi delle elite di potere, dei neoliberisti e via discorrendo, insomma, no? Visto che lui faceva questo discorso, questo signore che poi ha fatto anche delle cose non belline, insomma, se vogliamo, no? Perché non nessuno, ecco, il terrorismo, che sia di matrice occidentale, che sia di matrice islamica, sia di matrice di quel che vogliamo, è comunque perseguibile, sempre violenza, insomma. Legandoci al terrorismo, ti chiedo, secondo te, chi sono davvero i nostri nemici? Se sono gli islamici, se è il nostro sistema sociale, se è il nostro vicino di casa, o se siamo addirittura noi stessi? Se si pensa ad una certa cialtronaggine e indolenza che è un po' tipica del popolo italiano, verrebbe da rispondere che in fondo i nemici siamo noi stessi, ma sarei ingiusto per tutte le cose che ci siamo appena detti. È vero che noi siamo un popolo che stenta molto ad avere l'abitudine al comportamento civico e all'interesse per la realtà che ci sta attorno, però anche è vero, come si diceva prima, che siamo stati poi però molto diseducati, bombardati, ci vengono tolti gli strumenti, eccetera. Allora, la risposta alla domanda chi è il nostro nemico, devo dire che se volessimo trovare un nemico, ed è molto difficile ridurre tutto a uno, ma se volessimo trovare un nemico è quella che io definisco l'esistenza commerciale. Da lì, se ci pensiamo bene, vengono una quantità di guai che sono impressionanti, perché anche il discorso medio orientale è molto legato a questo, nel senso che l'esistenza commerciale, quella che esige una quantità di risorse spropositate per un'esistenza che è senza senso, perché esistiamo per lavorare, per produrre, per consumare quello che produciamo e non abbiamo più tempo per vivere, è una cosa tremenda. Allora, se vogliamo, ecco, le risorse necessarie per questa esistenza assolutamente idiota, la vorrei definire, ci vengono poi da altri paesi del mondo, in gran parte dai paesi medio orientali, per cui il fatto che noi già negli anni 50 avessimo, come ho scritto nel libro, individuato l'importanza delle, aperte le virgolette, stupende risorse, essenziali risorse per, aperte le virgolette, il mondo libero, l'avessimo individuato in Medio Oriente, e questo ha poi innescato quel disastro coloniale che è stato poi la conquista coloniale in precedenza e poi la conquista coloniale economica a seguito di quei paesi, che ha portato allo scontento popolare, che ha portato alla ribellione, che ha portato poi al terrorismo che noi oggi conosciamo, che io chiamo, ripeto, reazione. Il terrorismo occidentale, di cui parli parecchio e in maniera estremamente documentata nel tuo libro, che è appunto Perché ci odiano, che l'editore è La Bur, se non sbaglio, no? Rizzoli Bur. Ecco, in che modo si è espresso, in che modo si sta esprimendo e a che anni possiamo datarlo, insomma, diciamo nell'ambito della storia moderna? Perché, Certo, allora se scavalchiamo con una galoppata unica il terrore che abbiamo esportato nei secoli in giro, sì, per il mondo, il nostro terrorismo, oddio, è un po' difficile dargli una data moderna, perché è stato tutt'uno, voglio dire, è un continuo. Adesso nella mente mi sono passate una serie di date e di episodi in fila, che insomma, voglio dire, forse la soluzione di continuità con l'epoca dei conquistadores in realtà non c'è. Abbiamo continuato a esportare violenza non stop, sempre. Se vogliamo dire una forma moderna di terrorismo, la possiamo datare sicuramente dopo la seconda guerra mondiale, quando
nel terzo mondo, nel secondo e terzo mondo, cominciò a nascere l'idea non allineata di un possibile socialismo alternativo al sistema capitalistico occidentale. Ecco, è lì che cominciano le pianificazioni a tavolino dei massacri, delle stragi. Quindi cominciamo, se vogliamo, nei primi anni 60 con la nascita dei National Security States, degli stati di sicurezza nazionale in Latin America, in particolare in Brasile, ad opera del buon John Kennedy, oggi molto popolare, perché tutti ci vogliamo rifare al Partito Democratico senza poi conoscerne la storia, ma John Kennedy purtroppo, ahimè, è stato l'ideatore e l'iniziatore di questa tragedia che ha poi girato il mondo, cioè la nascita di queste dittature antisocialiste, non anticomuniste, si badi bene, i documenti riservati dimostrano che il pericolo del comunismo era inventato, non c'era. In tantissime zone del mondo, tutta la Latina America centrale e l'America Latina è stato un pericolo inventato, nel sud-est asiatico è stato un pericolo inventato. E quindi lì possiamo dare una data lì, insomma, quando si comincia a muovere contro l'idea di un socialismo non allineato alternativo, quindi dal Brasile, poi si passa purtroppo al Cile e poi il piano Condor, tutta l'America Latina, tutta l'America centrale, l'Indonesia di Sukarno, l'Iran di Mossadegh, e lì si è cominciato a esportare un terrorismo inteso proprio come pianificazione a tavolino fatta dai servizi segreti occidentali per Nasser, mi stavo dimenticando, eccetera, per chiudere questa nuova ventata di nazionalismo di stampo socialista che stava un po'... è stato molto eclatante il caso di Allende, che tutto sommato stava creando una socialdemocrazia piuttosto evoluta, no? in quegli anni, e che in maniera tanto evidente ha cominciato a creare qualche problemuccio agli Stati Uniti, no? Perché quello cominciava a diventare un modello di riferimento molto forte anche per l'Europa. Sono i documenti dove si legge nero su bianco che Nixon disse: beh, questo è un modello che non possiamo permettere venga esportato. Era un modello antagonista agli interessi americani che non doveva essere esportato. Quindi c'è proprio scritto nero su bianco. Adesso che attualmente il Sud America sembra che si stia orientando in questo senso, perché sembra che si stia svegliando, no? La popolazione comincia a reagire, vedi in Messico, vedi insomma in tutto il Sud America si sta muovendo qualcosa in termini di socialdemocrazia, cioè questa ventata. Tu che cosa prevedi? Se è possibile prevedere? Prevedere è difficilissimo. Purtroppo io non sono ottimista, perché uso una piccola metafora che è abbastanza divertente dal mio punto di vista, anche se è tragica. Le idee di sinistra, le idee egualitarie, le idee progressiste, socialiste, chiamiamole socialiste nel senso storico e non craxiano ovviamente del termine, le idee socialiste sono come un treno dove le masse dei diseredati salgono, no? Nel momento in cui non ne possono più di essere talmente sfruttati, talmente appunto brutalizzati dai poteri forti. E quindi si sale su questo treno che serve a traghettare queste masse fuori dalla povertà più abietta. Il problema è quando il treno arriva in prossimità dell'esistenza commerciale, il problema è quando il treno arriva in prossimità della prosperità, che è il percorso giusto, nel senso che è giusto uscire dalla povertà ed arrivare ad un sistema sociale dove ti sono garantiti i diritti, l'assistenza, e dove cominci a godere anche dei beni materiali, per carità di Dio. Il problema nasce lì, perché poi quello che definisco il trucco diabolico, veramente diabolico, delle destre commerciali che hanno ormai conquistato il mondo, è che loro sanno che anche la persona meglio motivata da un punto di vista socialista o da un punto di vista sociale, nel momento in cui entra in contatto con i beni commerciali, perde la testa e perde la motivazione. E cosa fa? Salta giù dal treno.
Quindi questo è un treno, le idee progressiste di sinistra, di vera sinistra, sono proprio, come dire, questo treno che serve a traghettare le masse fuori dalla povertà, poi dopo una volta che arrivi, guardate la nostra storia, voglio dire, a me viene in mente in maniera tremenda Portella della Ginestra, la strage di Portella della Ginestra, che in Sicilia nel dopoguerra vede un gruppo di paesani disperati cercare di rivendicare i propri diritti in una manifestazione pubblica. La Democrazia Cristiana e i proprietari terrieri assoldano il bandito Giuliano, che arriva su questa spianata, e con i mitra e le granate fanno strage di questi poveracci che protestavano per dei diritti fondamentali. Ecco, guardate cosa ha fatto la Sicilia 40 anni, 50 anni dopo. Più di 50 anni dopo ha dato il 100% dei voti a Silvio Berlusconi. Ecco, questo succede quando il treno delle idee di sinistra ti traghetta in prossimità della resistenza commerciale. Si salta giù dai vagoni e, ahimè, quindi questo può accadere nell'America Latina. Io spero che non accada, ma faccio fatica a immaginare che i boliviani o gli uruguaiani o i paraguaiani, se vogliamo, o anche i nicaraguensi o anche i salvadoregni, quando avranno società strutturate come la nostra, manterranno quello spirito rivoluzionario sociale che hanno oggi. Ho molti dubbi che lo faranno. Molti. Tu non pensi che si possano creare delle società che siano veramente competenti, in grado di mettersi in discussione, ma in grado di ascoltare e di rispondere ai bisogni? Cioè, tu pensi che sia ancora un'utopia questa? Sì, credo di sì, perché il salto purtroppo è quello dell'acquisizione dei beni materiali. Nel momento in cui entra nella logica dell'acquisizione dei beni materiali, cioè, attenzione, non nella logica dell'acquisizione dei beni materiali, nella logica dell'acquisizione dell'esistenza commerciale, che è definita specificamente come quell'esistenza del sovrappiù, l'esistenza dove si lavora e si vive per l'acquisizione di quello che non serve. Ecco, quando arrivi lì il problema è che si perde la lucidità. Io vedo che questo è successo in tutto il mondo, ahimè. Non ho ancora visto una realtà, perché non ti dimenticare che da dove sono partiti oggi i venezuelani o i boliviani, siamo partiti anche noi, sono partiti gli inglesi, sono partiti gli spagnoli, sono partiti pochi anni fa gli europei dell'est, che invece purtroppo sono inquadrati in una corsa materiale che è una cosa incredibile. È in atto una globalizzazione di stampo chiaramente neoliberista, no? Tu nel libro riporti due pagine chiarissime sul il sogno del neoliberista, no? Che sono proprio, danno proprio l'idea. È la fotografia, e anzi, se ce ne vuoi anche parlare sarebbe gradito, no? Qual è il sogno del neoliberista? Ma la globalizzazione, che sembra diventata una brutta parola in relazione a questo, in realtà non è una brutta parola, perché comunque sarebbe un processo evolutivo di tutto il pianeta, no? Se assumesse la connotazione di globalizzazione umanista. Noi siamo dei fautori, no? Della globalizzazione umanista, proprio perché si basa sul rispetto della diversità. Il rispetto della diversità e l'incontro delle diversità diventano ricchezza comune, quindi diventano crescita, e forse è quel tassello che può costruire l'uomo nuovo. Non so, io ho ancora questo sogno, poi magari rimarrà un sogno o un'utopia, non fa niente. Ma forse tutto questo discorso che condivido, che tu hai fatto sull'acquisizione dei beni materiali, bla bla bla, possa essere contrastato se la società civile riesce ad riacquisire quella criticità di pensiero, quella capacità di avvicinarsi alla conoscenza che permette poi di entrare in un processo di globalizzazione umanista. E credo che tutti coloro che hanno un ruolo comunque educativo, come può essere il giornalista, come può essere il medico, come può essere chiunque abbia un ruolo educativo, dovrebbe impegnarsi o comunque assumersi questa grande responsabilità di passare delle conoscenze, di passare delle responsabilità e via discorrendo. Tu come la vedi questa cosa? Possibile oppure utopica? Difficile, ci sono due ostacoli. Il primo è che credo che prima che il sistema economico, i grandi detentori del potere economico e poi di conseguenza politico, prima che questi ci permettano una globalizzazione di questo tipo, credo che si vedranno di nuovo i morti e le stragi, perché se mai torneremo a un'epoca della strategia della tensione, sarà quando questo movimento che tu hai descritto sarà abbastanza forte da mettere veramente in pericolo
gli interessi, chiamiamoli per comodità e non per dietrologia, interessi forti. Il secondo ostacolo, purtroppo, ahimè, invece, è proprio con le persone, perché qui c'è una discrasia. Il problema è che la persona, anche la persona migliore, molto spesso è ben intenzionata a perseguire l'obiettivo che tu hai descritto. Cerchiamo di allontanarci da questa follia materiale e vediamo di creare una globalizzazione più a misura di uomo, una globalizzazione dei principi, una globalizzazione delle anime degli uomini. Il problema è che queste stesse persone, così ben intenzionate, quando poi devono pagare i prezzi di questo salto, lì cominciamo ad avere delle difficoltà. In parole semplici, sono capaci tutti di dire sì, io sono d'accordo per una globalizzazione dell'anima umana, dello spirito umano, piuttosto che una globalizzazione solamente dei commerci, però poi quando devi cominciare a rinunciare ai beni materiali o perlomeno a una parte dei tuoi beni materiali, lì comincia a storcere un po' il naso. Allora io vedo tanta gente che sfida nelle piazze e che è ben intenzionata da questo punto di vista. Non so quanto questa gente sarà poi in grado di pagare i prezzi, perché chiaramente ognuno di noi dovrà cominciare a pagare dei prezzi per ottenere questo. Rinunciare, 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 rinunciare. Acquisire, acquisire, acquisire. Bisogna vedere che significato dà la rinuncia. No, certamente. Sai, siamo tutti qua con le nostre macchine, con le nostre telecamere, con i nostri telefonini, con i nostri beni materiali, e stiamo parlando di cose molto, molto belle. Io ripeto, quando vorremo fermare questo tipo di globalizzazione materialista, dovremo poi farci carico dei prezzi da pagare. Tu dici acquisiremo delle cose, certo, sono d'accordo, bisogna vedere quanto la gente sarà poi d'accordo nel perdere quei beni materiali alcuni di quei beni materiali a cui siamo tanto abituati. Io credo che il processo evolutivo sia la perdita di qualcosa e l'acquisizione di qualcos'altro, sempre. E questo l'abbiamo visto nell'evoluzione delle specie, no? E tenendo fermo ancora Darwin, perché lo teniamo un attimo ancora fermo, visto che viene messo ultimamente in discussione, purtroppo, a mio avviso. Ma al di là di questo, è vero, c'è un prezzo da pagare. Nel processo, ma fa parte del processo evolutivo stesso il processo da pagare. Allora qua dipende chi ha intenzione e per quale motivo intende pagare quel prezzo, insomma. È chiaro che sarà una piccola gocciolina, e poi io credo che le goccioline, per una legge fisica, poi si avvicineranno fisiologicamente, è una legge fisica, quindi non ci possiamo fare nient'altro. E dalla gocciolina potrà nascere un grande lago e poi il grande mare. Io sono piuttosto convinta di questo, perché è talmente gratificante il ritorno che la perdita dell'automobile, ti assicuro, che te lo dico per esperienza personale, ti assicuro che non... No, ma anch'io personalmente ho avuto esperienza gratificante da questo punto di vista, insomma, cerco di vivere il più possibile coerente con i principi di un'esistenza meno commerciale e più densa di umanità. Io sono un po' pessimista perché, vedi, il problema non è tanto quello di forse queste persone così già vicine all'idea, magari, ecco, forse potranno accettare questo scambio e ne saranno anche gratificate. Il problema è che abbiamo a che fare con delle masse enormi di persone che in realtà sono completamente diseducate all'ABC di quello di cui stiamo parlando. Renditi conto, cioè, noi qui parliamo di cose che per milioni e milioni di persone sono completamente misteriose, non manca proprio... Ma anche addirittura manca l'idea che l'informazione sia fasulla. Noi siamo talmente abituati a seguire dibattiti di travaglio, che diamo per scontato che ormai tutti sappiano che i giornali scrivono delle balle, ma non è vero, c'è un sacco di gente, tanta gente che ancora segue il principio che è scritto sul giornale, quindi è vero, non importa se il giornale è il Carlino, qualunque cosa, l'importante è che sia scritto lì, manco si sono posti il problema che l'informazione possa, per farti solo un esempio, per non parlare poi delle cause della povertà, della guerra, eccetera. E io qui sono un po' pessimista, però ti consolo con una battuta che mi ha fatto personalmente un grande pensatore americano che si chiama Noam Chomsky, con cui ho discusso di questi temi anche in maniera abbastanza accesa. Lui ha detto: ma sì, è vero, le difficoltà che tu dici ci sono, il pessimismo che tu dici è giustificato,
però vedi, c'è una legge di Pascal che dice, lui l'ha chiamata così, che dice che se non facciamo niente siamo sicuri che il peggio accadrà. Tanto vale fare qualcosa, poi non sappiamo se le cose miglioreranno, ma tanto non c'è scelta, quindi consoliamoci con questo. Tornando al discorso sempre del terrorismo, e mi legherei anche al discorso dell'informazione, della manipolazione, io la chiamerei quasi propaganda nera mediatica, perché mi sembra quasi che abbia queste, per alcuni versi abbia assunto queste caratteristiche. Vedi per esempio Camp David 2000, no? Anno 2000 è stato un giro di vite a livello globale che insomma ha fatto una certa differenza. No? Noi sappiamo tutti benissimo, questo ce lo passa anche il telegiornale, insomma una delle poche cose che ci passa il telegiornale, che comunque il cuore, diciamo la spina irritativa di tutto il conflitto è la Palestina, Israele, Palestina, insomma è lì. Del resto, voglio dire, arriva uno, io dico sempre con i miei pazienti, arriva uno a casa tua e dice questa invece adesso è casa mia perché da Ginevra hanno detto così, beh, insomma, forse un pochettino mi risento, se non altro, no? Questo però non giustifica che si fa saltare per aria, sia ben chiaro, lo ribadisco perché qua ogni volta che si fanno discorsi di questa natura poi si viene tacciati di anti-americanismo, antisemitismo, anti di tutto quello, invece noi non vogliamo fare anti proprio un bel niente, o forse anti-violenza. Ecco, parliamo un attimo di Camp David, che è stato piuttosto importante come evento. Allora, l'evento, se ce lo puoi spiegare, e come è arrivato via etere, attraverso il sistema mediatico, perché mi sembra che abbia subito insomma una qualche variazione. Camp David è stato una delle tappe del cosiddetto processo di pace fra Israele e la Palestina, mediato dagli americani. Si venne a sapere a un certo punto, il grande pubblico venne a sapere, che un primo ministro israeliano che si chiamava Barak era disposto a fare una grande offerta di pace al leader dei palestinesi di quegli anni, che era Yasser Arafat. Ci fu l'entusiasmo perché si pensò che per la prima volta si sarebbe potuti arrivare concretamente ad una divisione dei territori e finalmente alla pace fra Israele e Palestina. Il presidente americano mediatore era Bill Clinton, si decise di fare questo incontro nella località storicamente nota di Camp David, nota perché fu sede di un altro storico accordo di pace molti anni prima, si misero a sedere attorno al tavolo l'America, Clinton, i suoi consiglieri, Arafat, i suoi consiglieri, Barak, il primo ministro israeliano, e i suoi consiglieri. Naturalmente la stampa parlò subito dei dettagli di questa grande proposta di pace senza precedenti che Barak stava facendo dalla FAT, raccontando una quantità di frottole impressionanti, cioè tutto quello che la stampa dava raccontando in realtà non era vero. Non c'era una grande offerta senza precedenti, non veniva offerto niente di nuovo. C'erano delle offerte di scambi di territorio che erano comunque risibili rispetto a quello che sarebbe l'obiettivo minimo decente per un popolo che viveva sulla propria terra fino a un certo punto, poi fu cacciato completamente o quasi completamente dalla propria terra, un popolo che era ridotto all'epoca, anno 2000, a reclamare degli spezzoni del 22% della propria terra, quindi neanche dire io reclamo degli spezzoni del 100% di quella che era la mia terra, no, sono qui a barattare, a chiedere per favore se mi lasciate degli spezzoni del 22% rimasto, quindi ecco, l'offerta in realtà nei dettagli, poi la cosa è molto complessa, non so se c'è il tempo, ma la potrei anche descrivere, insomma, Barak offrì uno scambio di 1% del territorio contro una perdita del 9% dei palestinesi, c'era tutta una serie di problemi, no? Il problema di Gerusalemme Est, che è centrale per la questione palestinese, la capitale della Palestina, bene, non era neppure trattata, di Gerusalemme Est non si doveva parlare, soprattutto ed è lì che poi Arafat dovette assolutamente abbandonare la trattativa, e non era trattato il problema dei profughi, del ritorno dei profughi palestinesi. E vi dicendo un sacco di altre cose. Allora, dove era questa grandissima offerta di Barak? Non c'era, anzi era una presa in giro, veramente va detto, era una grande presa in giro, non c'era un'offerta. In realtà
La stampa invece continuò dopo il fallimento delle trattative a dire che c'era stata una grande offerta che non c'era stata, e la colpa fu tutta addossata ad Arafat, il quale aveva rifiutato, dal mio punto di vista completamente a ragione, un'offerta inesistente. La colpa fu data del tutto ad Arafat, la stampa continuò ad addossare la colpa ad Arafat, in particolare Clinton tradì Arafat, il quale si può dire tutto di questo uomo, ma non che fosse uno stupido, sapeva benissimo che andava nella tana del leone, quindi aveva chiesto in anticipo al presidente americano che non fosse addossata a lui la responsabilità di un eventuale fallimento. Clinton tradì questa promessa, si accodò alla narrativa che il fallimento della trattativa storica era dovuto al rifiuto dei palestinesi di accettare l'offerta, ed è stato lì, perché ricordiamoci che siamo nel 2000, che è l'anno dello scoppio della seconda grande intifada, della seconda grande ribellione. È stato lì che a tutta l'opinione pubblica occidentale è stato detto: beh, vedete, allora è proprio vero che i palestinesi non meritano niente, perché tutte le volte che c'è da fare la pace la rifiutano. E un'opinione pubblica indignata da questa menzogna ebbe una reazione inesistente alla provocazione di Sharon del settembre del 2000, quando fece la famosa camminata davanti alla spianata della moschea Al-Aqsa, ed ebbe una reazione sfavorevole alla ribellione palestinese, che fu vista come l'ennesima ribellione irragionevole di un popolo che rifiutava la pace. Per cui a quel punto la cosa era bella che impacchettata, gli israeliani avevano mano libera a portare avanti qualunque tipo di violenza contro la nuova ribellione palestinese, perché tutti eravamo convinti che se lo stavano meritando i palestinesi, perché avevano rifiutato la pace. È stata una svolta catastrofica, la fine di Arafat politicamente, è stato isolato, poi è stato ucciso. Alla fine ormai le prove che stanno emergendo dell'avvelenamento di Arafat sono soverchianti. Comunque è stato isolato, l'autorità palestinese ha perso qualunque possibilità di dialogo con il resto del mondo occidentale, e la tragedia palestinese da lì ha preso l'ennesimo scivolone, uno dei tanti. Tra l'altro, dalle interviste che tu hai raccolto in Palestina e in Israele, mi pare di avere capito che, insomma, i palestinesi poi non ce l'hanno mica con gli ebrei. Dice: noi abbiamo sempre vissuto benissimo con gli ebrei. Il problema è quando sono arrivati gli sionisti, insomma, quelli che sono arrivati dall'Europa, che sembrano un pochettino aggressivi, no? Mi pare di avere sentito da un'intervista che un palestinese ti ha rilasciato. Ecco, ci spieghi un attimino la differenza tra l'antisemitismo e l'antisionismo, perché si fa tanta confusione, no, a questo livello. Almeno ci viene passata come la stessa roba, che non mi sembra la stessa cosa. Ma potrei fare una provocazione. L'antisionismo è essere pro-israeliani. L'antisemitismo è essere anti-ebrei e quindi di conseguenza anche anti-israeliani. La differenza è fondamentale, e poi dopo spiegherò perché, il perché della provocazione. La differenza è fondamentale. L'antisemitismo è un'aberrazione della storia, è l'avversione verso un popolo, una cultura, se non una religione, che non trova giustificazioni di nessun tipo, dal mio punto di vista. Poi possiamo dire tante cose della storia, ma certamente il fatto che si trovasse in quelli che erano dei difetti relazionali fra le comunità ebraiche e i paesi che li ospitavano, si trovasse la giustificazione per massacrarli, questo è assolutamente assurdo, è un'aberrazione, e qui si chiude il discorso e basta. Questo è l'antisemitismo, un'aberrazione della storia, così come il razzismo contro i neri, così come la discriminazione delle donne, così come la caccia delle streghe, insomma, una delle tante follie dell'umanità. L'antisionismo è invece, molto specificamente, l'avversione a un movimento ideologico e politico ben preciso, molto potente, anche se estremamente minoritario all'interno della comunità ebraica mondiale, che grazie proprio alla sua potenza, alla sua scaltrezza, ha, come dire, manipolato, rapito, sequestrato tutta l'identità ebraica internazionale per dei fini in parte legittimi e in grande parte illegittimi.
Quindi il sionismo è stato un movimento che parte dalla fine dell'Ottocento e che si prefigge la nascita di uno Stato che raccogliesse gli ebrei. Particolare curioso è far notare che storicamente i grandi padri del sionismo come Moses Hess o Leon Pinsker, ma anche Theodor Herzl, che è venuto dopo, si prefiggevano la nascita di uno Stato di Israele non in Palestina. Questa è una cosa curiosissima che non viene mai menzionata. Cioè, l'idea che dovesse essere la Palestina la sede dello Stato di Israele è un'idea che è venuta dopo, ma loro anzi erano entusiasti alla possibilità di poter fondare uno Stato di Israele in America, in Argentina, e si è fatta l'ipotesi del Mar Rosso, si è fatta l'ipotesi della Germania addirittura. E quindi questa idea che la Palestina era la meta eletta di sempre non è assolutamente, anzi è stata una meta un po' come dire di scorta. E questo movimento politico alla fine appunto arriva per necessità a scegliere la Palestina come sede di questo Stato nazionale, e quello che ha fatto è stato di cominciare a colonizzare la Palestina. Va bene, fino a qua i problemi erano relativi, nel senso che la colonizzazione ebraica dall'Europa era sempre esistita, anzi, delle due, i documenti dimostrano, ma i documenti degli stessi rabbini ultraortodossi come Mordecai Alter e altri, dimostrano che in quelle epoche l'emigrazione ebraica sionista in Palestina era tutto sommato ben accetta, perché gli ebrei portavano prosperità economica, portavano conoscenze dall'Europa, alla fine i villaggi palestinesi li accoglievano bene. Poi purtroppo le cose, e do una data, verso gli anni 20 del secolo scorso sono cominciate a cambiare, perché questo movimento sionista ha cominciato a diventare sempre più avido, sempre più aggressivo, e soprattutto ha cominciato a essere guidato dalle idee degli estremisti del movimento sionista, cioè quelli che avevano già pensato in precedenza, da un bel po' di tempo, che tutto sommato i palestinesi erano un fattore secondario, andavano completamente espulsi dalla Palestina, la Palestina doveva diventare tutta terra di Israele. Purtroppo il movimento sionista diventa un problema serio e gravissimo in quell'epoca, dove comincia a mettere in atto una serie di politiche e di mosse anche fisiche sul campo che veramente spiazzano i palestinesi, discriminano, creano danni e sofferenze molto serie. La cosa poi è peggiorando sempre di più, perché naturalmente il movimento sionista europeo aveva tutti gli appoggi sia politici che tecnologici dell'Europa, di gran parte dell'Europa, li ha avuti ancora di più naturalmente, e qui con una certa ragione, dopo la tragedia nazista, si è visto nel riscatto ebreo, naturalmente, no? Il riscatto da quello che noi avevamo fatto gli ebrei, non i palestinesi, e quindi questo movimento ha preso poi una spinta enorme dagli anni della guerra mondiale, dalla seconda guerra mondiale in poi, e ha fatto cose tremende, tremende. Ecco, questa è l'epopea tragica del movimento sionista, che parte, se vogliamo, da un'idea legittima, creare una nazione per il popolo ebraico, e arriva ad una tragedia che è stata la pulizia etnica dei palestinesi del 48, atti di terrorismo a non finire, discriminazioni economiche, ne sono state fatte di cotte e di crude contro il popolo palestinese. Ecco perché oggi ci sono persone che dicono: noi siamo anti-sionisti, che non significa essere anti-ebrei, non significa essere anti-israeliani, e qui arriva la mia provocazione. Di fatto, secondo me, se si riconoscesse il male che ha fatto il sionismo, il torto del sionismo, e se si decidesse di cercare di rimediare storicamente a questi torti fatti al popolo arabo, si farebbe l'interesse del popolo israeliano, perché gli israeliani avrebbero la prima vera chance di vivere in pace. Io ho un'impressione però che si farebbe l'interesse del popolo israeliano, ma non si farebbe l'interesse dell'Occidente, perché il sionismo comunque sicuramente è pompato dall'Occidente, dagli interessi. Non a caso lo Stato di Israele è in una zona abbastanza particolare, insomma, diciamoci la verità, esattamente come, adesso cambio un attimo argomento, ma per dire come sono importanti le zone, no? La strategia in questo senso, l'Afghanistan, no? Corridoio del mondo da sempre, poveretti, loro sono lì e non c'è niente da fare dall'Oriente per arrivare da questa parte e passare di lì. Quindi voglio dire,
anche l'attacco all'Afghanistan, cioè sì, per carità, l'atto di terrorismo su suolo americano, non entriamo in questa argomentazione, comunque sicuramente una cosa gravissima. La reazione che ne è seguita, qua potremmo anche qua fare una lunga disquisizione e anche lì metterei dei puntini di sospensione, però c'è un dato di fatto, che quell'attacco, molto prima della caduta delle Torri Gemelle, era comunque messo in qualche modo in preventivo, no? Se non ricordo male, l'Uno Local aveva intenzione comunque di costruire un oleodotto e passando dall'Afghanistan si risparmiavano 3.000 chilometri di costruzione di oleodotto, e sono soldini, insomma, voglio dire, fanno una certa differenza. Però c'erano i talebani non erano mica tanto d'accordo, no? Quindi... No, questo non è giusto, i talebani erano d'accordo. Il problema è che non erano d'accordo come piaceva agli americani, anzi i talebani erano a quell'epoca i favoriti degli Stati Uniti d'America, non parliamo di epoche lontane, parliamo delle epoche, dei mesi precedenti all'attacco dell'11 di settembre, furono ospitati a Houston, presente Zalmay Khalilzad, che poi è stato ambasciatore americano in Iraq prima di diventare ambasciatore americano in Iraq, ed era uno dei funzionari, ha lavorato per la UNOCAL ed era uno dei grandi mediatori degli interessi petrolifici americani. Furono ospitati i talebani con tanto di tappeto rosso nei migliori hotel di Houston per discutere, alla fine degli anni 90, per discutere proprio di questo progetto dell'oleodotto da fare in Afghanistan. È stato poi, quando le trattative sono andate storte per gli americani, che è nato il problema talebani. Prima i burka, le donne, le frustate in piazza e il massacro della cultura afghana non faceva un gran effetto a Washington, mentre stavano a bere bicchieri di latte e ghiaccio negli hotel di Houston a trattare per l'oleodotto. Quindi è questo, che i talebani non fossero d'accordo, è in parte sbagliato, è stato dopo il problema. Questa era una puntualizzazione al tuo discorso. Ti faccio un'ultima domanda provocatoria, poi se vuoi puoi anche non rispondere. È una fantasia che è venuta al nostro gruppo. Tu non trovi che possa essere un qualche parallelismo tra quello che è accaduto negli anni 40, ai tempi del presidente Roosevelt, tempi di Pearl Harbor, no? Se ormai è documentatissimo il fatto che comunque si sapeva che i giapponesi avrebbero attaccato e si sapeva che quell'attacco avrebbe fatto tanto bene alla politica estera americana, perché comunque volevano entrare in guerra contro l'Europa. Questo ormai è desegretato, quindi tutti noi possiamo permetterci di parlarne. Ecco, non ti sembra che vi possa essere un qualche parallelismo con quello che è accaduto nel 2001? O è molto tirato? È molto tirato, perché sono cambiate le epoche. Ora, quello che fu fatto con Pearl Harbor e quello che fu fatto anche dopo con l'incidente del Tonchino, per trovare la scusa per entrare massivamente in guerra in Vietnam, il falso incidente del Tonchino, è difficile che sia stato replicato con le Torri Gemelle, tanto per capirci, perché sono cambiate le epoche e quello che era relativamente facile, se non quasi garantito, poter nascondere negli anni 40, 50, 60, fino agli anni 70 ancora arriviamo, diventa praticamente impossibile nascondere in un'epoca come questa. Infatti, come vedete, le ultime magagne americane, anche quelle più imbarazzanti, non sono state nascoste per più di poche settimane. Mi riferisco ad Abu Ghraib, mi riferisco allo scandalo a Louis Scooter Libby, allo scandalo di Valerie Palme, eccetera, cose estremamente imbarazzanti per l'amministrazione, molto gravi peraltro, ma anche altre cose sono uscite. Il problema dell'11 di settembre è che bisogna stare attenti quando si pensa ad un complotto, a immaginare innanzitutto a quante persone sarebbero coinvolte in questo complotto. Mentre il tenere nascosta una notizia segreta su un'intercettazione decodificata e di guerra che ti lascia intendere che ci sarà un attacco giapponese contro una base americana, se organizzare un finto incidente militare, come gli Stati Uniti fecero anche con Cuba, per esempio, in diverse occasioni,
è una faccenda che può essere ristretta ad un gruppo di persone di poche decine, se vogliamo al massimo un centinaio, di cui ci si può veramente fidare. Una strage come quella dell'11 settembre, un complotto come quello dell'11 settembre, richiedeva, avrebbe richiesto la complicità di migliaia di persone. Peraltro, attenzione, migliaia di persone non inquadrate, perché tu puoi immaginare che teoricamente migliaia di agenti segreti possono essere inquadrati e garantirti un'omertà nel corso degli anni, ma qui si tratta di tenere segreta l'omertà dell'elettricista, del tecnico, dell'operaio, di quello che va a rimuovere le macerie, di una quantità di persone impressionanti. E quindi, insomma, da questo punto di vista io ho molti dubbi. Poi ci sono tanti altri elementi che depongono a sfavore della teoria del complotto. Io al momento ti ringrazio moltissimo. Ringrazio voi. Grazie.